nodi delle bonifiche e della depurazione, a cominciare dall'impianto di Puma. La visita del magistrato Raffaele Cantone rivelò complicità e connivenze tra Camorra e magistratura. Al processo a carico dell'ex sottosegretario Cosentino, l'inquietante confessione di un pentito del clan dei Casalesi al PM Milita dice: volevano pagarmi per ucciderla. Il presidente Caldoro illustra la ripartizione dei fondi per il rilancio della sanità. Intanto a Napoli, consiglio comunale sui temi economici. Il sindaco De Magistris a Roma per scongiurare il dissesto. A poche ore dalla presentazione del piano industriale Fiat dopo l'acquisizione della Chrysler, a Pomigliano abbiamo raccolto le speranze di sindacati e lavoratori. Domani sera la sfida di Coppa Italia. Al San Paolo il Napoli contro la Lazio. Nel ritiro di Castelvolturno, intervista al centrocampista Zemaili. Bentornati al TG della Campania. In apertura, rivelazioni che aprono a nuovi scenari nella ricostruzione del disastro ambientale della Terra dei Fuochi. Le fece Raffaele Cantone, magistrato, autore di indagini delicate sulla gestione dei rifiuti in Campania. Le ribadisce nell'intervista realizzata da Geo Nocchetti. Perché questa visita, giudice Cantone? Ma io sono del contesto, della zona, e da cittadino avevo chiesto ad un amico che lavora in questa struttura di poter visitare questo depuratore. Una visita di un cittadino speciale a un impianto, il depuratore di Cuma, anch'esso speciale, anzi particolare, progettato 40 anni fa e realizzato 5 anni dopo. Quello di Cuma è l'impianto di depurazione più grande d'Europa e ancora uno tra i più avveniristici. Nei fatti però è stato sempre mal gestito e a un certo punto, anziché depurare, ha inquinato. Poi l'intervento della magistratura e, dopo 2 anni di commissariamento, i risultati si vedono. In questo momento tutti i parametri dell'impianto sono abbondantemente sotto quelli di legge, cioè quelli richiesti dalla legge. Abbiamo verificato che, tutto sommato, dopo l'intervento della magistratura e dopo la gestione commissariale, questa struttura funziona. Nel passato Cantone si è occupato di delicate inchieste sul ciclo dei rifiuti, prima e fra tutte quella sul cosiddetto consorzio Eco 4, per il quale è tuttora in corso un processo che vede tra gli imputati a Santa Maria Capua Vetere Nicola Cosentino, esponente di punta dell'ex PDL. Durante le indagini emersero coinvolgimenti illustri, dei quali Cantone parlò nel corso di un'audizione dinanzi alla Commissione sul ciclo dei rifiuti. Deposizione segretata, come molte altre che il giudice chiede invece di rendere pubbliche. Io credo che ci possano essere anche altri verbali, oltre a quelli nostri, che possono essere utili. Riguardano le coperture che la società Eco 4 riuscì a ottenere nel corso degli anni, da vari settori, da vari ambiti. Detto con chiarezza anche da suoi colleghi magistrati? Sì, anche da miei colleghi magistrati. E proprio nell'ambito del processo sulla gestione del ciclo dei rifiuti nel Casertano, a carico dell'ex sottosegretario Cosentino, arriva la confessione shock di un pentito. Al PM Alessandro Milita ha confermato: mi fu chiesto di eliminarla. Sentiamo Diego Dionoro. Un compenso troppo basso per uccidere un magistrato. Davanti al PM Alessandro Milita, che lavora al processo Eco 4 su Camorra e rifiuti in corso nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il collaboratore di giustizia Francesco della Corte si è espresso proprio così. Dovevo ucciderla tra il 2005 e il 2006, dice il pentito al pubblico ministero. Me lo chiese l'imprenditore Cipriano Chianese, ma non accettai perché volevo più soldi di quanti me ne erano stati offerti. Tutto è avvenuto durante una videoconferenza nel corso della quale il sicario dei Casalesi ha risposto alle domande dei magistrati sulla presenza di rifiuti tossici interrati nelle campagne casertane e sulla commistione di affari tra criminalità e politica. Il clan, la risposta del collaboratore attualmente detenuto, voleva il 4% a titolo di tangente sull'importo complessivo di ogni lavoro e in più, grazie all'interessamento di politici come Nicola Cosentino, chiedeva che a lavorare nell'edilizia e nel business dei rifiuti fossero soltanto le proprie ditte. Piantare un albero può essere un gesto di rivolta nella nostra regione, lo abbiamo sentito alle prese con un territorio in cui la camorra ha sversato veleni e morte. È così che dicono no ai clan i ragazzi di Miano, in provincia di periferia di Napoli, scusate, Gianni Occhiello. 3 querce ed un ulivo per ricordare le vittime di mafia e l'impegno civile di chi l'ha combattuta. Le piante regalate dall'Orto Botanico di Napoli sono intitolate a Peppino Impastato, Felice Pignataro ed Attilio Romanò, giovane imprenditore vittima innocente ucciso dalla camorra nel 2005. La piantumazione nell'aiuola della memoria e dell'impegno all'interno dell'istituto professionale IPIA di Miano. Per noi giovani ricordare le vittime della mafia è importante perché sono state d'esempio.
esempio, e lo facciamo oggi nella nostra scuola piantando delle quattro piante, in modo che continuiamo a ricordarle. Ci aiuteranno a capire e ci ricorderanno che bisogna stare lontani dalla criminalità e dall'illegalità. Alla manifestazione è stato proiettato anche il video Io non ci sto, realizzato dagli alunni dell'IPIA nel 2012. Intervenuti tra gli altri il vice sindaco di Napoli Tommaso Sodano, Vincenzo Solombrino, presidente della settima municipalità, Maria Romanò dell'associazione Libera Campania e Don Tonino Palmese. Queste piante avranno un nome, non solo quello della loro provenienza biologica, ma avranno il nome della memoria di persone che hanno speso la vita per la verità e per la libertà. Così i ragazzi, quando cureranno queste piante, cureranno la loro memoria, quindi cureranno anche il loro futuro. Un giallo tutto da ricostruire, quello che ha come scenario il cimitero di Sant'Anastasia nel napoletano. Qui è stato ucciso in modo efferato un anziano. Vediamo il servizio, che è di Margherita Rosciano. Forse una rapina finita male, ma gli inquirenti non tralasciano alcuna pista nelle indagini sulla morte di Aniello Maione, 77 anni, incensurato, trovato morto con 5 coltellate alla schiena tra le lapidi del cimitero di Sant'Anastasia nel napoletano. I carabinieri di Castello di Cisterna stanno ascoltando parenti e conoscenti per capire se qualche episodio accaduto negli ultimi giorni possa far luce sul delitto. Entro domani l'autopsia sul corpo, anche se sembra chiaro che la causa della morte siano le 5 coltellate. L'uomo era sposato con 2 figli, conosciuto e stimato, anche nel rione di Capovilla dove viveva. Si recava spesso al cimitero a portare fiori sulle tombe dei parenti defunti. Niente nella sua vita all'apparenza che potesse far pensare alla morte per omicidio. Ad accorgersi del cadavere alcune persone in visita al cimitero, che hanno avvisato il custode, che a sua volta ha chiamato i carabinieri. Al momento l'arma del delitto non è stata ancora ritrovata e nel cimitero manca un sistema di videosorveglianza rubato alcuni mesi fa. Magari avrebbe potuto registrare qualche immagine utile al chiarimento di quello che per ora resta un mistero. Non ho ricevuto nessun avviso di garanzia né un invito a comparire. Così l'ex ministro Nunzia De Girolamo a Radio 24 ha smentito le notizie apparse su alcuni quotidiani oggi. Il legale di De Girolamo annuncia possibili querele, continua a far discutere la posizione dell'ex ministro nell'ambito dell'inchiesta su presunte pressioni per assegnazioni di nomine e appalti dell'ASL di Benevento. Un'inchiesta che si allarga con una nuova ordinanza di custodia nei confronti dell'amministratore delle società Gerim A e New Center, che avrebbero emesso fatture irregolari, sequestrati beni per 500.000 euro. 5 ordinanze di custodia cautelare, una anche per il boss Michele Zagaria in un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sull'estorsione a imprenditori, soprattutto tra Casa Pesenna e San Cipriano d'Aversa, effettuate tra il 2004 e il 2012. Somme tra i 2.000 e i 20.000 euro. Ogni appalto veniva monitorato dal clan. Nessuna delle vittime aveva denunciato, ma quando nel gennaio scorso sono iniziate le indagini, diversi imprenditori hanno cominciato a collaborare con gli inquirenti. Adesso una notizia ancora di cronaca: singolare scoperta nell'ambito di controlli in ricevitorie e centri scommesse del rione Sanità di Napoli. Un bambino di 9 anni è stato trovato a puntare su una combinazione che avrebbe potuto fruttare 1.000 euro. Il centro è stato chiuso, al titolare una sanzione di 6.000 euro. Nella pagina della politica e delle istituzioni, l'appello al governo centrale del presidente della regione Stefano Caldoro per un'equa ripartizione dei fondi per la sanità. Il servizio è di Massimo Calenda. Presidente Caldoro, lei da tempo sta portando avanti una richiesta al governo nazionale di trattare i cittadini campani come tutti i cittadini italiani. In materia di sanità, i campani hanno una quota parte del fondo di attribuzione molto minore rispetto agli altri. A che punto è? Sì, è intanto una nostra richiesta forte al governo di fare che cosa? Ad applicare una legge dello Stato. Si è voluto apprendere solo un parametro, quello dell'anzianità, che favorisce le regioni del nord, perché le regioni del sud sono le regioni più giovani. La Campania è la regione più giovane d'Italia, quindi noi perdiamo circa 70 euro pro capite, cioè 70 euro in meno per ogni cittadino campano. L'impegno di tutti, il cardinale è intervenuto sostenendoci, io farò un appello, manderò a tutti i sindaci questo appello, perché credo che anche la comunità locale, i sindaci, devono fare insieme a noi questa
battaglia per la sanità campana. Presidente, domenica c'è stata una manifestazione di Forza Italia, di Forza Campania, nella quale 7 consiglieri regionali hanno chiesto alla Giunta una accelerazione. Ma intanto che ci sono dei problemi che deve risolvere la politica, che non riguardano il Presidente della Regione, quindi significa il quadro interno a Forza Italia. Tutte le idee buone le dobbiamo raccogliere, io ho sempre tenuto una posizione di grande apertura, anche con l'opposizione in consiglio regionale, quindi quando ci sono state buone idee, nell'interesse della Campania, le buone idee le abbiamo sempre portate avanti insieme. Quello che abbiamo fatto noi in Campania è una tra le migliori performance, io non voglio dire la migliore, ma sicuramente il nostro sistema di governo è stato quello che è stato più considerato e più valutato positivamente in Italia. Intanto prosegue la missione a Roma del sindaco di Napoli Luigi De Magistris alle prese con il rischio dissesto del comune. Dopo la bocciatura della Corte dei Conti al piano di rientro del bilancio, il primo cittadino ha incontrato ieri il sottosegretario all'interno Bocci. Oggi tra i possibili confronti quello con Lanci, con il ministro Delrio e probabilmente con il presidente Giorgio Napolitano. Oggi seduta monotematica intanto per il Consiglio Comunale sui temi del lavoro. E c'è attesa per il piano industriale Fiat che sarà annunciato nelle prossime ore. Ancora più di 1200 i cassi integrati nello stabilimento di Pomigliano e c'è uno squarcio però nella profonda crisi dell'indotto per i dipendenti di Tiberina. Sono scongiurati i licenziamenti. Con Francesca Ghidini siamo entrati nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. Domani l'amministratore delegato di Fiat Marchionne incontra gli azionisti per fare il punto sullo stato di salute del gruppo, ma anche per ufficializzare sede legale e sede operativa. Subito dopo illustrerà ai sindacati il piano industriale per i prossimi 3 anni. Pomigliano, con i suoi 3.252 occupati e i 1.263 cassintegrati, aspetta con ansia le decisioni dei vertici aziendali. Per poter risolvere i problemi di Pomigliano ci deve essere un'altra vettura, questo è indubbio, un'altra vettura e un'altra linea, perché solo un'altra vettura sulla stessa linea è comunque difficile saturare tutta l'occupazione. La recente acquisizione di Chrysler comunque fa ben sperare. Quanto è lontana l'America da questo stabilimento di Pomigliano? Attualmente è vicinissima. Adesso, dopo quello che c'è stato proprio diciamo, a inizio anno, ha reso l'America ormai adesso a Pomigliano. Se notiamo dal 2008 ad oggi questo stabilimento è stato preso diciamo, in condizioni abbastanza disagiate, è stato trasformato nel primo in Europa. È stata una apripista Pomigliano, da lì sono partiti tutti gli altri stabilimenti, quindi il nostro augurio è quello di mantenere la centralità. Però sono state prodotte 155.000 vetture invece delle quasi 300.000 possibili e previste. È chiaro che il mercato in questo momento è molto depresso in Italia e in Europa, ma nonostante ciò la Panda è la vettura più venduta in assoluto per tutta Fiat in Europa. È lo stabilimento di Pomigliano quella che fa arricchire la Fiat nei fatti e non dare un'altra missione produttiva a Pomigliano sarebbe folle. Voltiamo pagina. Nel Cilento le competenze e le risorse dell'Università Salernitana di Fisciano a servizio del territorio per la valorizzazione dell'accoglienza turistica. Valeria Capezzuto. Operatori pubblici e privati di Centola in provincia di Salerno e ricercatori dell'Università di Fisciano insieme per migliorare l'offerta turistica e promuovere le eccellenze del territorio. Dettagli di quello che vuole essere un esempio di sinergia tra amministrazioni locali e Atenei per lo sviluppo di un sistema integrato sono contenuti nell'accordo di programma firmato dal Comune Cilentano e l'Ateneo Salernitano. Io credo che questo possa rappresentare un format anche replicabile in altre realtà, in maniera tale che possa evidenziare quello che è il contributo che può dare l'Università nella formazione e lo sviluppo di questi territori. Obiettivo dell'accordo? Implementare nuovi modelli di attrazione turistica attraverso una prima fase di attività di ricerca e analisi. Di seguito si provvederà alla progettazione e a un percorso formativo di primo livello di economia e management del turismo. Fonte di lavoro per la piccola cittadina di 5.000 abitanti, rinomata località balneare con Palinuro del Parco del Cilento. Il sud, il Cilento, ha delle peculiarità, delle caratteristiche straordinarie e penso e ritengo che grazie all'università questo discorso possa essere meglio valorizzato e quindi meglio essere inserito in un discorso più di carattere generale e di valorizzazione del territorio.
Ed ora l'appello alle istituzioni dell'Unione Italiana Cechi in difficoltà per mancanza di fondi. Giovanni Messina. Opera in Campania dal 1974 l'Unione Italiana Ciechi, anni in cui ha offerto servizi preziosi di assistenza e consulenza ai non vedenti. Mai come in questo momento è in difficoltà per mancanza di fondi. Di qui l'appello alle istituzioni lanciato in un'assemblea che si è tenuta nel Palazzo del Consiglio regionale al centro direzionale di Napoli. In fondo la nostra istituzione non fa altro che dei servizi vicarianti, dei compiti che spettano allo Stato, alla Regione, alle province, ai comuni, noi ci sostituiamo a loro in questo nostro intento, però se non ci forniscono i mezzi finanziari non siamo più in grado di sostenere questa battaglia. Le sedi dell'Unione Italiana Ciechi in Campania da 5 rischiano di diventare 2. A rischio i corsi di formazione e qualificazione dei centralinisti telefonici e i servizi di istruzione e integrazione scolastica. Vorrei ricordare una bellissima espressione del secondo presidente nazionale Paolo Bentivoglio, il quale sosteneva che il lavoro per i ciechi è luce che ritorna. E siamo allo sport, alla vigilia della sfida di Coppa Italia al San Paolo contro la Lazio. La nostra intervista esclusiva al centrocampista azzurro Zemaili è di Fabrizio Cappella. Quelle contro il Chievo sono partite che probabilmente si ripresenteranno, con squadre che si chiudono, si mettono in 10 dietro la linea della palla. Secondo te qual è il passo in più da fare per riuscire a superare questo tipo di partite? Importante queste partite avere veramente pazienza, perché le squadre si chiudono tutti dietro, anche normale perché adesso comincia più la fase calda del campionato, dove tante squadre si devono salvare, tante squadre giocano per gli obiettivi, allora tutti sono ancora più concentrati, allora devi avere veramente pazienza, ma sicuramente noi abbiamo imparato da queste partite che abbiamo sbagliato. Senti, la Coppa Italia adesso, la Lazio ovviamente avrà un atteggiamento diverso, una partita dentro o fuori, verrà qui per giocare, che partita ti aspetti? Credo che sicuramente sarà una partita che se la giocano con tutti i giocatori più forti, credo. Non credo che nel turnover o queste cose, sicuramente giocherà con i giocatori più forti, noi anche, perché vogliamo vincere questa partita, vogliamo andare avanti. Senti, Cavani ha detto che il Napoli suo era più forte di questo, tu sei d'accordo con questa valutazione? Ma sono squadre diverse, io credo che nonostante tutto il cambiamento che è stato stiamo facendo un buon anno, per quello non credo che si può paragonare, perché è tutto diverso, ogni anno è diverso. Quest'anno c'è la Roma che l'anno scorso non c'era, se non ci fosse la Roma pure quest'anno saremmo secondi, allora ognuno parlerebbe di un grande Napoli lo stesso. Però il campionato è bello così, io credo che dobbiamo continuare così, no? Lo show di David Larrible, ritenuto il clown più applaudito del mondo, ha fatto tappa a Caserta. L'ha seguito Pasquale Piscitelli. Le note del piano scandiscono il ritmo dell'antica arte del far ridere sul palco del Teatro Don Bosco di Caserta, prima nazionale del clown dei clown, David Larrible, un artista molto apprezzato nel mondo circense e non solo, al suo attivo numerose tournée internazionali e primo artista non russo ad esibirsi nel Circo di Stato di Mosca. Subito l'intesa con il pubblico, che conosce bene e sa quando è il momento delle risate, anche se c'è sempre un po' di tensione prima di ogni spettacolo. Questo è il bello del nostro mestiere, no? Quando possiamo sentirci così con le farfalle nello stomaco prima di uno spettacolo. Dal pianoforte al gracchiante 78 giri del fonografo che intona il tema dei pagliacci di Leon Cavallo. E poi Rossini con la Gazza Ladra, un'interpretazione originale che strappa tante risate a grandi e piccini, un coinvolgente spettacolo che farà altre tappe sia in Italia che all'estero. Bene, la RAI ricorda che il 31 gennaio scade il termine utile per il pagamento del canone, non è aumentato ed è pari a 113,50 euro. Per le modalità di pagamento consultate il sito www.canone.rai.it, il televideo alla pagina 380 oppure telefonate al numero 199-123-000. Bene, per oggi è tutto, l'informazione regionale torna alle 19.35, grazie per averci seguito e buona giornata.